Update sullo stato del mio cactus. Molto probabilmente è morto. Sono molto triste, quindi penso che adesso farò un piccolo funerale per il cactus. Non so che cosa dire, onestamente, mi sento molto in colpa per quello che è successo. Cactus, amore! Andiamolo a prendere. Assolutamente la persona più crudele del mondo. Tutto ciò mi distrugge. Fortunatamente nulla di grave, ragazzi, è solo che ce n'è sempre una. Ce n'è sempre una. Credo che dovrei essere almeno addolorato, si dice, non so. Proviamo. Oh mio Dio, sembro un energumeno. Non lo posso seppellire. Sì, dopo se ci vanno i cani si massacra. No, ma non ha le... Ah, porca... Sono bucato. Oh mio Dio, brutto cactus del cavolo. L'ultima potenza che ha avuto nella sua vita è stata per ferirmi. Sì, aspetta, dopo ci vai dietro un bel po', perché non riesce a togliere mica le spine. No, vabbè, ma la spina si è tolta. Mi sono solo bucato perché pensavo che fosse comunque... Ma secondo te si può salvare? No, è morto. Solo voglio seppellire. No, gli voglio dare una degna sepoltura. Perché lo devo mettere in un vaso? Ma questa non è la degna sepoltura che avevo pensato per il mio cactus. Diventerà un'altra pianta. Cactus, avrei voluto darti una degna sepoltura, ma purtroppo per causa di forza maggiore ti devo buttare nel bidone dell'organica. Ma un giorno ti ritrasformerai in qualcos'altro, soprattutto con la punta del mio sangue che sta ancora aleggiando sulle tue spine. Mi dispiace per la vita che ti ho donato. Aia, cazzo, mi sono bucato con qualcosa, ragazze. I cactus si possono cucinare? Dio, ma non potevi prendere un olio più semplice? Addio, cactus, mi dispiace. Così, guarda. No! Caputa nella plastica. Thank you.